L'unica cosa che mi dà fastidio è, ok, ci può stare che non ci si capisce, che ci siano delle discussioni, però andare oltre, offendere, andare oltre sulla vita, io non l'ho mai offesa sulla sua vita, sul suo passato, sulle sue scelte di vita, non l'ho mai fatto. Giudico in qualche modo quello che avviene nella convivenza, quindi questo sicuramente per me è già un punto critico. Poi di certo con Elena sì, è vero, abbiamo iniziato questa esperienza insieme, però ad un certo punto ho capito che non era una persona di cui potevo fidarmi e non mi sono più fidata perché sono successe tutta una serie di cose. Ma per Elena, secondo te quali sono le bugie che Cristina ha raccontato? Guarda, bugie, io parlo del personaggio, no? Perché nel senso, lei è una persona normale, questo va anche andare a favore di lei, direi. Perché lei è una persona normale, cioè usa il costume, può essere innamorata, una persona normale. E di fatto tutta la gente che non la capisci del passato che l'ha lasciato, già è già finito quel passato, sì, no? Però tu ma su posso parlare? Però tu mi attacchi e quindi no, posso a dire parlare? Era buona, mi ripeti la domanda, Ilari, per favore? No, volevo sapere quali sono le bugie che secondo te Cristina ha detto al pubblico. Le bugie sono queste.